Amici della Pallamano, alla visione e all'ascolto di Eleven Sport, un cordiale saluto da Andrea De Aloisio. Centro Tecnico Federale, la casa della Pallamano di Chieti, ospita la sfida valevole per la nona giornata di andata nel campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Ospita proprio la sfida tra Campus Italia e Secchia Rubiera. Campus Italia con un punto in graduatoria dopo 9 giornate, punto conquistato contro il Cassano alla terza giornata di questo massimo torneo. Per il Secchia Rubiera invece sono 4 punti in graduatoria, squadra naturalmente più completa rispetto al gruppo giovanissimo del Campus Italia, lo ricordiamo, ripescato nella massima serie in estate per la mancata partecipazione al campionato del Trieste, quindi promossa sul campo praticamente nel massimo torneo di Serie A Gold, ricordando che l'anno prossimo parteciperà al neocampionato che verrà inaugurato l'anno prossimo di Serie A Silver, diciamo che la classica Serie A 2 che sarà su un girone dall'anno prossimo, e vi parteciperà quindi al di là della classifica che maturerà al termine della regular season, squadra che infatti non parteciperà neanche ad eventuali play-out o play-off in questa stagione. Vi passo subito a leggere le formazioni delle due squadre schierate al centro dell'impianto di gioco del Centro Tecnico Federale, la casa della Pallamano di Chieti. Sfida che sarà diretta dai signori Rim e Ploteger, con il commissario che è il signor Fioretti. Veniamo alla formazione di casa, quindi del Campus Italia, che questa sera dovrà fare a meno, così come nell'ultima trasferta di fondi, del portiere Francesco Albanesi, del centrale terzino sinistro Alessandro Battaglia e del pivot Ivano Rossi. Questi gli altri atleti a disposizione del tandem tecnico formato da Riccardo Trillini e da Pasquale Maione, con il numero 16 Francesco Scarcelli, 96 Alessandro Lubinati, che sono i due portieri, numero 6 Federico Deruvo, 7 Jacopo Cioni, 9 Marco Zanon, 11 Valentino Dello Vicario, 13 Tommaso De Angelis, 14 Lorenzo Fragnito, 17 Leo Alberto Andreotta, 18 Paul Vierer, 19 Alfonso Didone, 22 Simone Giambartolomei, 23 Christian Manojlovic. Veniamo invece alla formazione ospite, anche qui tante assenze, ne abbiamo annotate ben 7 di assenze tra le fila della formazione emiliana. Non ci sono infatti il capitano Andrea Benci, che è malato e quindi non è a disposizione, non c'è il forte terzino Mancino, il terzino destro Seyed Nagavialoseini, che per problemi ad un ginocchio non parteciperà a questa formazione, è ucraino lui. Non c'è neanche Roberto Bartoli, che per problemi di una frattura ad una costola, assente anche Davide Giberti per pubalgia, e poi stanno recuperando da infortunio Gabriele Giovanardi ed Elio Strada, quindi abbiamo detto anche il capitano Andrea Benci, che non c'è. Questa sera il capitano della formazione ospite è Simone Salati, con la maglia numero 22. Questi gli atleti a disposizione del tecnico Luca Galluccio. Numero 2 Davide Bartoli, 4 Luca Bortolotti, numero 5 Robertino Pagano, 6 Piero Di Benedetto, 7 Andrea Santilli, 10 Paolo Canelli, 11 Francesco Panettieri, 12 Matteo Cavina, 17 l'albanese Pasco Hila, il numero 22 Simone Salati, 30 Stefano Bonassi, 31 l'ucraino Maxim Voliuvac, il numero 40 Luca Oleari, il numero 66 Simone Patroncini, il numero 91 Giacomo Boni e il numero 99 l'italo brasiliano, che in estate è stato prelevato dalla formazione del Sassari, Alan Pereira. Si inizia a giocare con il primo possesso di palla, che è proprio per la formazione del Campus Italia, che quindi può girare il pallone in questa prima azione di gioco di questa sfida tra Campus Italia e Secchia Rubiera. Manovra quindi Zanon nel ruolo di terzino destro, si scambiano di ruolo i vari giocatori, soprattutto nel settore
battono degli esterni. De Ruvo prova la penetrazione, poi va allo scarico, palla che viene recuperata dal Secchio Rubiera, che adesso ha il proprio primo possesso di palla di questa sfida. De Benedetto in possesso di palla, lo scarico per il compagno di squadra che va al tiro e dal gol. Si tratta del numero 5, l'italo-argentino Robertino Pagano. Prima rete per lui e primo vantaggio quindi per la formazione ospite. 1-0 il punteggio. Riparte quindi il Campus Italia, che prova a manovrare con De Ruvo, ora in posizione di terzino destro, Zanon centrale, ma come vedete si scambiano nei ruoli, soprattutto nell'arco degli esterni, i giocatori del Campus Italia. De Angelis, quindi Manojlovic sulla sinistra, che è rientrato oramai pienamente a disposizione dopo qualche assenza di qualche settimana per infortunio. Ancora Manojlovic in possesso di palla, all'elevazione, costretto a palleggiare, palla per Zanon, ancora per Manojlovic, tiro e gol sotto al 7, primo gol quindi della sfida anche per Cristian Manojlovic, che è il miglior realizzatore del Campus Italia. Con questo gol fa arriva a quota 46 di realizzazioni. C'è anche De Angelis, Tommaso De Angelis, che ne ha 45, quindi con questo gol stacca nella classifica dei cannonieri proprio il compagno di squadra Tommy De Angelis. Manovra quindi la formazione ospite, 1-1 il punteggio. De Benedetto, palla per Lala, la conclusione, la parata, pronta risposta quindi da parte di Scarcelli, estremo difensore della Campus Italia. Può ripartire quindi in palleggio De Ruvo, tiro e gol di De Ruvo. Gol per De Ruvo, numero 26 in questa stagione, primo gol personale in questa sfida e primo vantaggio per il Campus Italia. 2-1 il punteggio per la formazione allenata dal duo Riccardo Trillini, Pasquale Maione. Pagano in possesso di palla, scambia con De Benedetto, ora in posizione centrale, era partito da terzino sinistro, ma anche qui ci si scambia naturalmente di ruolo, soprattutto nell'arco proprio dei giocatori impiegati nel ruolo esterno. Bortolotti quindi ancora Pagano per De Benedetto, ancora De Benedetto, che tra l'altro è il miglior realizzatore della formazione ospite. Tiro che non fruisce e non porta al gol la formazione ospite, tiro di Panettieri. Si resta quindi sul 2-1 in favore del Campus Italia, palla che quindi viene recuperata dalla formazione ospite con Pagano per De Benedetto, ancora De Benedetto in possesso di palla, elevazione, lo scarico per il pivot, palla recuperata, parte molto bene soprattutto in difesa la formazione del Campus. Vierer tutto solo, tiro e gol di Paul Vierer. Primo gol in questa sfida anche per l'ex giocatore del Bressanone Paul Vierer, 16° centro nella massima serie per Paul Vierer, primo doppio vantaggio per la formazione di casa, la giovane formazione del Campus Italia. Ricordiamo, formazione stanziale che vive e studia qui a Chieti, tutti i giocatori giovanissimi, tutti classe 2005 e 2004, con l'aggiunta di due atleti 2006 da questa stagione, e cioè Didone e Gian Bartolomei, gruppo che ha partecipato in estate proprio con la formazione under 18 agli europei di categoria, arrivando sedicesimo proprio in questo campionato. Nel 2004 questo gruppo traslerà nel gruppo che verrà formato per l'under 20 e parteciperà agli europei di seconda divisione. Pagano intanto è l'azione, il palleggio, il tiro, la girella, palla che termina fuori, non cambia il risultato, si resta sul 3-1 in favore del Campus Italia, che riparte con Manojlovic, Zanon, ancora Manojlovic, l'assist per il pivot, tiro e gol! Gol realizzato in questo caso dal pivot di casa. Ancora palla che viene recuperata dal Campus, che può ripartire con Vierer, tiro e gol, ancora Vierer, secondo centro, allunga il Campus Italia. Il precedente gol, quello prima di quello di Vierer, era stato segnato da Valentino Dello Vicario al nono centro nella massima serie. 5-1 il punteggio, allunga quindi la formazione di casa. Partenza fulminea per la formazione del Campus Italia. De Benedetto per il proprio compagno di squadra Bortolotti. Ancora quindi la formazione ospite con Pagano. De Benedetto sotto all'incrocio. Gol realizzato da De Benedetto. 39° centro in questa stagione per De Benedetto. Primo in questa sfida. Accorcia, rimette a -3.
il Secchia Romagna 5-2, partenza fulminea per il Campus Italia che ha raggiunto anche il più 4 al quinto minuto di gioco sul 5-1. Ora siamo sul 5-2, riparte quindi la formazione del Campus, non va la conclusione questa volta scagliata verso la porta da De Ruvo, riparte quindi De Benedetto, ancora lo scambio con Pagano, scalano il pallone i giocatori del Campus, recupera Tommaso De Angelis, ma il palleggio è fuori dalla linea che delimita il campo di gioco e quindi si riparte con la rimessa laterale in favore del Secchia Romagna. Secchia Romagna che tra l'altro è una delle formazioni che ha partecipato per più anni al massimo campionato italiano di pallamano. Pensate che dal 1982 fino al 2011 non sono state solo queste le presenze nella massima serie, ha totalizzato 29 campionati consecutivi di massima serie, prima era la Serie A, poi la Serie A1, poi la Serie A d'Elite, insomma nella massima serie per 29 stagioni consecutive dall'82 al 2011 con la denominazione prima pallamano Rubiera, poi pallamano Secchia, adesso si chiama proprio Secchia Rubiera. Riparte De Benedetto, ancora in palleggio il terzino sinistro della formazione del Romagna, Pagano costretto a palleggiare, va l'apertura per l'ala che si accentra, il tiro, la respinta di Scarcelli che si fa trovare pronto e può ripartire quindi la formazione di casa, 5-2 il punteggio, palla per il pivot, tiro, pronta la respinta dalla parte opposta da parte dell'estremo difensore ucraino Maxim Voliuvac per la formazione del Secchia Rubiera. Si resta quindi sul punteggio di 5-2, sempre 3 gol di vantaggio per il Campus Italia. Panettieri intanto va in panca per la formazione ospite, l'albanese Ila, ed entra con la maglia numero 7 Andrea Santilli, palla per Pagano, Pagano difesa profonda con De Ruvo avanti in marcatura, ancora Pagano, l'elevazione, va lo scarico, palla ancora per il terzino, la conclusione si va dai 7 metri, primo tiro di rigore dall'attacca dei 7 metri in favore ed è in favore proprio del Secchia Romagna con De Benedetto alla conclusione, è pronto il giocatore italo-argentino, la finta, il tiro ed il gol. Primo gol dai 7 metri quindi per il Rubiera, secondo gol personale per Piero De Benedetto, l'italo-argentino del Secchia Rubiera, gol che permette agli ospiti di mettersi sul meno 2, 5-3 quindi il punteggio. Si riparte con Zanon, Manojlovic, giocano palla tra gli esterni anche con l'ausilio di De Ruvo, quindi Manojlovic esce dal blocco, il pivot di casa, Zanon lo scalare per l'ala, Vierer, il taglio dalla parte opposta era chiuso per andare alla conclusione, si è sotto passivo, bisogna andare al tiro, palla per De Angelis che tocca forse anche con un piede, con quella palla è recuperata dalla formazione del Secchia Rubiera. De Benedetto, palla per il pivot, sfugge via il pallone, ripresa del gioco quindi per Scarcelli che porge palla a De Ruvo, ancora De Ruvo in palleggio, De Ruvo, elevazione, tiro, la respinta da parte di Voliuvac, resta però in attacco il Campus Italia, sempre 5-3 il punteggio, primi 9 minuti in archivio di questa sfida, sempre avanti la formazione di casa anche di 4 reti sul 5-1 al quinto minuto di gioco, ora sta cercando di mantenere dietro nel punteggio la formazione emiliana. Rubiera che abbiamo detto ha una grossa tradizione in fatto di pallamano, in passato anche in campo femminile, e si riparte proprio con il possesso di palla per il Campus Italia con Zanon, De Ruvo, sfugge via il pallone a Manojlovic, riparte quindi Rubiera, l'apertura per l'ala, il tiro, la respinta di Scarcelli sulla conclusione di Andrea Santilli, riparte quindi Manojlovic in palleggio, Manojlovic sotto mano la conclusione, palla sul palo, De Angelis da posizione quasi impossibile è andato a girare molto bene il pallone con il classico movimento di polso per piazzare la palla, primo gol per Tommaso De Angelis, 46esimo centro personale nella massima serie per il giocatore che ha avuto l'onere e l'onore di debuttare anche con la nazionale senior e di giocare anche contro i monumenti della pallamano mondiale, cioè i giocatori della Francia, tra l'altro segnando anche 2 gol in quel di Pescara nella gara persa dalla nazionale senior contro
la squadra della Francia. Palla recuperata intanto dal campus, Scarcelli subito rimette in movimento i propri compagni, Manojlovic, Vierer chiuso, Vierer sul primo palo, da posizione quasi impossibile, si fa trafiggere sul primo palo Voljuvac. Per Vierer il terzo centro in questa sfida, miglior realizzatore fino ad ora, 7-3 il punteggio, 7-3 quindi in favore del Campus Italia. Si ritorna sul più 4, annotiamo quindi questo massimo vantaggio, ancora un più 4, 7-3 al decimo di gioco che ora diventa 8-4, 8-3 scusate, 8-3. Con 8-3 proprio con il gol di Tommaso De Angelis al secondo centro personale, e giustamente Luca Galluccio vuol parlarci su e chiama timeout sul massimo vantaggio Campus Italia, vantaggio di 5 lunghezze, 8-3 il punteggio, partenza fulminea, bruciante da parte del Campus Italia che ha un po' sorpreso anche la formazione del Secchia Rubiera. 8-3 il punteggio in favore del team allenato da Trillini e Maione, ma è soprattutto Pasquale Maione che guida la squadra. Il lavoro di Trillini è soprattutto un lavoro anche di coordinamento e è un lavoro anche che si vede durante la settimana, ma poi a guidare la squadra dalla panchina, lo vedete nel time out, è proprio Pasquale Maione, è lui insomma che guida proprio la formazione. Si riparte con Pagano, girano palla i giocatori del Secchia Rubiera, ancora Pagano, Panettieri, lo scambio, Pagano, girano palla, si invertono delle posizioni i giocatori del Secchia Rubiera, palla ancora per Pagano, difende molto bene il Campus Italia, palla per l'ala, tiro e gol realizzato da Giacomo Boni, primo gol per Giacomo Boni che riporta il punteggio sul meno 4, 8-4 il punteggio in favore del Campus Italia. Si riparte da Manojlovic per Zanon, ancora Manojlovic, Zanon, Deruvo, Manojlovic, palla recuperata dalla Secchia Rubiera, non si chiude l'apertura o il tentativo di apertura per Tommaso De Angelis, può ripartire quindi Secchia Rubiera, c'è l'infrazione, resta in attacco il Rubiera. Resta quindi in attacco la formazione ospite. Si riparte da De Benedetto, ancora De Benedetto per Pagano, manovra Pagano, Pagano, il tiro ed il gol per Pagano, italo-argentino, è il secondo gol in questa sfida, 8-5 il punteggio, si rimette a meno 3, rosicchiate due lunghezze di vantaggio alla Campus Italia. Deruvo, la conclusione, forse anche sotto fallo, palla che comunque viene respinta anche con l'ausilio della traversa da l'estremo difensore ospite, intanto dalla parte opposta, doppio palo colto proprio da Bortolotti, nulla di fatto, si resta quindi sull'8 a 5 in favore del Campus Italia. De Angelis, Deruvo, Manojlovic, Zanon, si accentra De Angelis, si gioca quindi con doppio pivot in questa fase per il Campus Italia, il taglio per Manojlovic, ancora Manojlovic, palla al centro, ma resta in attacco il Campus Italia. Può ripartire quindi Dello Vicario, il pivot della formazione di casa, Zanon,
Prova De Ruo a scavalcare l'avversario, c'è il contatto ancora a 9 metri in favore del Campus Italia, primi 14 minuti di sfida in archivio, 8-5 in favore di chi attacca il punteggio. Manojlovic, Siluro! Siluro di Manojlovic. E per Manojlovic è il secondo centro in questa sfida. Riporta sul più 4 il Campus Italia. Pagano, De Benedetto. Ancora per De Benedetto. Pagano. Pagano. De Benedetto, elevazione, tiro, palla alta sopra la trasversale, ma resta in attacco il Secchia Rubiera. C'è un tocco sul braccio al momento del tiro, operato dalla difesa del Campus Italia. Si può ripartire quindi con il Secchia Rubiera in possesso di palla. Sempre De Benedetto per Pagano. Ancora Pagano. Quindi Panettieri. Ancora Panettieri per Pagano. Panettieri controlla, apertura per l'ala. Sfera che viene toccata fuori da De Angelis. Pagano, ancora Pagano in possesso di palla. Panettieri prova a girarsi, viene bloccato. Difende molto bene il Campus Italia, d'altronde ha concesso solo 5 reti in 15 minuti di gioco alla formazione del Secchia Rubiera. Manojlovic va a bloccare Santilli. Panettieri, c'è l'infrazione, può ripartire il Campus. Subito il taglio per De Angelis, tutto solo, millimetrico il lancio e precisa la conclusione di De Angelis. Un gol da dividere con l'autore del lancio, con De Angelis che realizza quindi il gol numero 3 in questa sfida e raggiunge proprio Wierer, miglior realizzatore della gara. I due migliori realizzatori con 3 reti a testa. Si va quindi sul 10-5 in un amen, quindi il Campus torna nuovamente sul massimo vantaggio. 10-5 il punteggio. Può ripartire quindi Panettieri per Pagano. Panettieri, Pagano, ancora De Benedetto. Pagano, Pagano si accentra, riesce a trovare il varco per il tiro ed il gol per Pagano. È il terzo gol in questa sfida. Resta in attacco intanto il Campus Italia, 10-6 il punteggio. Si riparte da Manojlovic per Zanon, entra intanto Gian Bartolomei, va a posizionarsi nel ruolo di terzino destro. Gian Bartolomei, fischio arbitrale, c'è il giallo per Cavina, per Matteo Cavina. Si riparte dai 9 metri con il possesso di palla per il Campus Italia. Gian Bartolomei, Zanon, Zanon, elevazione, lo scarico per Manojlovic che trova il varco. Gran bel gol, questo soprattutto il movimento di braccio e di corpo per trovare il varco per il tiro da giocatore esperto. Terzo centro per Manojlovic, dalla parte opposta c'è il gol realizzato proprio dalla formazione del Rubiera. Si riprende con gli ospiti che manovrano, c'è lo sfondamento fischiato ai danni di Santilli. ...11-6... ancora più 5 quindi per la formazione del Campus Italia. Tiene a debita distanza il Secchia Rubiera. Manojlovic, Zanon per De Ruvo, quindi Manojlovic, ancora De Ruvo, quindi Zanon, De Ruvo, Manojlovic, il taglio che non va e quindi riparte il Secchia Rubiera. In palleggio c'è il tiro del gol in tuffo da parte di Andrea Santilli, primo centro per Andrea Santilli. Prova a ripartire quindi il Campus.
prova a rimettersi sotto anche il team ospite nel punteggio con questi due gol consecutivi. Riprende quindi la formazione allenata da Pasquale Maiore. Zanon, ancora Zanon, sfugge via il pallone ma resta in attacco il Campus Italia. 11-8 il punteggio, più 3 per chi attacca. Diciamo che il divario oscilla tra le 3 e le 5 lunghezze in questo avvio di sfida. De Ruvo, Manojlovic bloccato, questa volta non riesce a superare il diretto marcatore. Si riparte 9 metri, quindi c'è intanto in campo anche Andreotta in posizione di pivot. Zanon, De Ruvo, bloccato De Ruvo, 9 metri ancora per la formazione di casa. Andreotta, completamente fuori misura questa volta la conclusione di Manojlovic, alta, e interviene rientrando dalla panchina in anticipo Fragnito. Un intervento proprio di anticipo con il cambio volante, con l'ingresso in campo. Squadre quindi presso le rispettive panchine, vogliono parlarci su i due tecnici. Consigli del caso da parte di Pasquale Maione da una parte e Luca Galluccio dall'altra. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori. Per il Campus Italia un gol De Ruvo, uno Dello Vicario, 3 De Angelis, 3 Vierer e 3 Manojlovic per le 11 reti realizzate dalla formazione di casa. Le 8 reti ospiti invece portano la firma di Pagano 3, De Benedetto 2, Santilli 1, Panettieri 1 e Boni 1. 11-8 il punteggio. Riprende quindi la formazione del Campus Italia a giocare palla in attacco. Manojlovic, Zanon, Manojlovic prova a girarsi Fragnito, 9 metri, riparte lo stesso Fragnito per Manojlovic. Dello Vicario va in panca e rientra Zanon intanto nel ruolo di terzino destro. Manojlovic, Zanon si accentra, il taglio per De Ruvo, Manojlovic sfugge via il pallone a Manojlovic ma lo recupera in qualche modo Andreotta, ma c'è l'infrazione, quindi può ripartire il Secchia Rubiera. In anticipo riparte il Campus. Zanon, Manojlovic dalla parte opposta per De Angelis che va come un treno, ma la conclusione viene respinta da Voliuvac. Si resta sull'11-8, taglio per l'ala che si accentra, tiro e gol realizzato da Andrea Santilli, secondo centro per l'ala destra del Secchia Rubiera. Manojlovic per Zanon, quindi De Ruvo, ancora De Ruvo in palleggio, rallenta il gioco, richiama la calma ai propri compagni. Rientra intanto Scarcelli sul rettangolo pitturato. De Angelis, Manojlovic salta con un ottimo gioco di braccio il diretto avversario e va a realizzare sul primo palo per Manojlovic. È il quarto centro in questa gara e dalla parte opposta c'è il gol che viene messo a segno da Boni. Secondo centro per Giacomo Boni che è l'ala sinistra. Si può riprendere quindi sul 12-9. Commissario di campo chiama il giallo per la panchina.
giallo quindi a Luca Galluccio, ha richiamato l'attenzione dei direttori di gara, è stato ammonito quindi il tecnico ospite Luca Galluccio. Può ripartire il campus. ...12-10... si avvicina quindi del punteggio ora il Rubiera, che è riuscito a recuperare tre delle cinque reti di divario tra i due team. De Ruvo, palla che termina fuori, il parziale quindi è stato di 4-1 per gli ospiti, dall'11-6 al 12-10. De Benedetto, ancora gli ospiti in possesso di palla e vanno a realizzare altro gol per il Rubiera con Panettieri. Secondo gol per lui. Ora il punteggio vede il divario assottigliarsi ad una sola lunghezza, 12-11 al 23° di gioco. Parziale di 5-1 per la formazione ospite, la formazione emiliana del Secchia Rubiera. Si può riprendere a giocare. C'è stato un due minuti per il Campus Italia. Si gioca con l'extra player, non c'è il portiere in porta per mantenere il 6 contro 6 sul campo, ma c'è un due minuti combinato proprio alla formazione di Pasquale Maione. Dell'Ovicario, Manojlovic, Zanon, Manojlovic, ancora Manojlovic di forza, il tiro ed il gol di Manojlovic. Quinto centro per Christian Manojlovic, miglior realizzatore della gara. Rimette quindi sul più due la formazione del Campus Italia. Giallo anche a Pasquale Maione. Hanno preso il giallo fino ad ora in questa gara ambedue tecnici. Si può riprendere con il possesso di palla quindi per il Secchia Rubiera. 13-11, due gol di vantaggio per il Campus Italia con il quinto gol personale di Manojlovic. Il Campus è tornato sul più 2. 13-11 il punteggio a circa 6 minuti e mezzo dalla fine della prima frazione. Colpito in viso Scarcelli. Resta a terra l'estremo difensore della Campus Italia. Viene soccorso dai sanitari. Una pallonata da distanza ravvicinata in viso. Gioco fermo quindi per soccorrere Francesco Scarcelli, che lo ricordiamo fino a due anni fa era Conversano con il Conversano, dall'anno scorso ha preso parte al progetto del Campus Italia, l'anno scorso in Serie A2, quest'anno nella Serie A Gold, massima serie italiana. Ancora gioco fermo per soccorrere l'estremo difensore del Campus Italia. Si rialza Scarcelli, intanto prende i due minuti come da regolamento Panettieri. Quindi ristabilita la parità numerica sul campo pitturato del Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. Si riprende quindi con il Campus Italia a giocare palla.
Ora c'è la superiorità numerica in fase di attacco perché gioca con l'extra player il Campus Italia. Difende in 5 sul campo il Secchia Romagna, attacca in 6 il Campus, palla schiacciata a terra da Manojlovic. È il sesto centro personale per l'ex Lanzara, terzino sinistro Christian Manojlovic. Gol che permette al Campus di riportarsi sul più 3, 14-11. Buona reazione al break di 5-1 ospite che aveva rimesso il Secchia Romagna sul meno 1. Ora con questo mini parziale 2-0 ristabilita una distanza di 3 lunghezze tra i due team. Palla ancora recuperata, ottima la difesa del Campus che però sciupa l'occasione, prova a tirare direttamente in porta ma Pagano era rientrato. Continua a giocare senza portiere la formazione del Secchia Rubiera, non c'è il portiere e De Angelis si realizza direttamente dalla ripresa del gioco. Era con l'extra player la formazione del Secchia Romagna. Per De Angelis è il centro numero 4 in questa sfida. Parziale di 3-0 per il Campus Italia. Dal 12-11 al 15-11 in due minuti, break di 3-0 che rimette sul più 4 la formazione di Pasquale Maione. Nuovo momento di difficoltà quindi per il Secchia Rubiera dopo quello della prima fase di gioco. Palla che scheggia il legno traverso e si riparte con il possesso per il Campus Italia con Zanon per Manojlovic. Ancora Manojlovic in palleggio. Manojlovic, palla per l'ala, fragnito il tiro, fuori misura la conclusione, rimessa dal fondo, quindi in favore del Secchia Rubiera. Entra Bonassi con la maglia numero 30. Intanto va anche in panca Davide Bartoli. Diciamo che nel Secchia Rubiera sono tante le assenze in questa sfida. Ben 7 assenze. Palla recuperata intanto dal Campus Italia. Manojlovic, De Angelis si accentra, tiro e gol di Tommaso De Angelis. Per De Angelis il quinto centro in gara, in questa gara. 16-11. 16-11 più 5 con un break di 4-0 per il Campus Italia dal 12-11 al 16-11. Secchia Rubiera in difficoltà, Pagano sfugge via il pallone, palla comunque recuperata dal Secchia Rubiera. Vediamo se c'è il passivo, sì, segnalato il passivo, c'è lo sfondamento. Ripresa del gioco per il Campus, poco più di 3 minuti all'intervallo, Campus avanti di 5 lunghezze, 16-11. Gara d'elastico. Al 17esimo si era sull'11-6, al 23esimo 12-11 con un break di 5-1 per gli ospiti. Ora al 26esimo siamo su 16-11 con un contro break di 4-0 in favore del Campus, più 5 per i padroni di casa nuovamente, che poi rappresenta anche il massimo vantaggio. 16-11, c'è lo sfondamento di Deruvo. Può ripartire quindi il Secchia Rubiera. Palla per Pagano, quindi Bonassi, Pagano in palleggio, tenta l'apertura per il terzino, la conclusione, ancora Scarcelli si fa trovare pronto, recupera De Angelis, riparte quindi il Campus Italia, buon momento per il Campus, Gian Bartolomei al centro, c'è l'invasione, invasione combinata al pivot di casa dello Vicario. Ottima occasione per raggiungere il massimo vantaggio di 6 lunghezze che però non si è concretizzato con l'invasione al tiro in posizione di pivot proprio di Dello Vicario dopo l'ottimo assist ricevuto. Riprende il Secchia Romagna con Pagano. Ancora Secchia Rubiera in possesso di palla. Pagano.
ospiti in gol in questo caso. Ci sono i 2 minuti intanto per Fragnito. 2 minuti per Fragnito. Annotiamo i 2 minuti combinati proprio a Lorenzo Fragnito. Si gioca con l'extra player. Non c'è il portiere in campo per il Campus Italia, che attacca quindi in 6. 6 contro 6 sul campo, però dalla parte opposta, cioè nella porta del Romagna, c'è il portiere, quindi superiorità numerica per gli ospiti. Si riparte con Gian Bartolomei, Deruvo, ancora manovrano i giocatori del Campus con Zanon, Wierer, Dello Vicario, Zanon, Deruvo, Gian Bartolomei. C'è un fischio arbitrale, 2 minuti, 2 minuti a tutti e due i giocatori, esattamente al numero 12 ospite Cavina e al numero 11 Dello Vicario, quindi per reciproche scorrettezze, diciamo. Rientra Manojlovic intanto. Sempre 16-12 il punteggio. Manojlovic in possesso di palla. Da giocare ancora un minuto e poco più di un minuto e mezzo. Abbiamo difficoltà a vedere in maniera nitida il tabellone perché è coperto proprio dai locali qui del Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. Zanon, ancora Zanon, Deruvo sottomano di Manojlovic, palla che termina alta, palla in gol realizzato dagli ospiti, esattamente dall'estremo difensore Voljuvac. Prima rete naturalmente per lui. Giocava con l'extra player il Campus Italia e quindi rete realizzata proprio dalla formazione ospite, che permette al Secchia Rubiera di rimettersi sul meno 3. Non va la conclusione, ma c'è il tiro di rigore per il Campus Italia. Mancano 20 secondi al termine della prima frazione. Il tempo non è stato fermato, si va quindi con De Angelis alla conclusione, che si prende il tempo per andare all'ultima conclusione di questa prima frazione sul 16-13. De Angelis, la finta, tiro e gol di De Angelis, e 2 secondi per andare al tiro e termina la prima frazione. Mentre annotiamo proprio il 6° gol di De Angelis, il primo dai 7 metri, e punteggio che vede quindi la formazione di casa in vantaggio per 17-13 al termine della prima frazione di gioco. 17-13, andiamo a riepilogare i realizzatori fino ad ora in questa prima frazione. Per il Campus Italia, Deruvo 1, Dello Vicario 1, De Angelis 6, Wierer 3, Manojlovic 6. Per la formazione ospite invece 1 per Bortolotti, 3 per Pagano, 2 per De Benedetto, 2 per Santilli, 2 per Panettieri, 1 per Voljuvac e 2 per Boni. Prima frazione di gioco e si chiude quindi sul 17-13. Noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi.
Seconda frazione di gioco tra Campus Italia e Secchia Rubiera, il centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, avanti di quattro lunghezze la formazione di casa del Campus, palla schiacciata a terra intanto da Hila, l'albanese della formazione del Secchia Rubiera, palla che si impenna e termina fuori, si resta sul più 4, risultato a sorpresa che sta maturando, ma c'è stata una partenza a razzo proprio della formazione del Campus Italia che ha ottenuto quei 5 gol di vantaggio che poi è riuscita a mantenere per tutta la sfida. Soltanto in un momento il Secchia Rubiera era riuscito a rimettersi sul meno 1, poi il Campus ha allungato e tornato nuovamente sul più 5 per chiudere sul più 4 la prima frazione sul 17-13. Manojlovic in palleggio, ancora il possesso di palla per la formazione del Campus Italia con Manojlovic. De Ruvo, la conclusione, palla respinta ma resta in attacco il Campus Italia. Vi ricordo che sono diverse assenze dall'una e dall'altra parte, 3 assenze del Campus Italia, cioè il portiere Albanesi, il centrale terzino sinistro Battaglia ed il pivot Rossi. Sono i 3 assenti che già erano assenti nella gara persa a Fondi nello scorso turno, gara per l'esattezza persa per 37-28 dal Campus Italia contro la Banca Popolare Fondi. Nel dato seguiamo questa azione proprio con Manojlovic, palla che sfugge via e può ripartire il Secchia Rubiera, c'è il fallo e può quindi ripartire la formazione ospite che ha 4 gol da recuperare. Dicevamo nel Secchia Rubiera ben 7 le assenze, e cioè il capitano Andrea Benci, l'ucraino terzino destro Mancino Nagavialoi Seini, e poi troviamo anche Luca Oleari, anche lui infortunato, Roberto Bartori, Davide Giberti, poi Gabriele Giovanardi ed Elio Strada. Anzi, a dir la verità, Luca Oleari è in panchina ma solo per onor di firma perché è infortunato, quindi 6 le assenze ma ne sono praticamente 7. In gol intanto con la maglia numero 11 Panettieri, terzo gol per Francesco Panettieri, 17-14 il punteggio. Può ripartire Dello Vicario, De Ruvo, ancora De Ruvo in possesso di palla, Dello Vicario, Vierer viene tirato fuori dal campo e si riparte con Manojlovic. Manojlovic di forza viene fermato, resta in attacco il Campus Italia, 3 gol di vantaggio per chi attacca. De Ruvo in palleggio, Manojlovic, ancora Manojlovic, elevazione, tiro, palla che viene deviata sull'incrocio dall'estremo difensore Voliuvac, resta in attacco il Campus Italia, si riparte da Vierer. De Angelis gioca con il doppio pivot il Campus. De Ruvo, ancora De Ruvo in palleggio, Manojlovic, De Ruvo, sfugge via il pallone, ripresa del gioco quindi per il Secchia Rubiera che ha possibilità quindi di provare a mettersi sul meno 2, 3 gol di vantaggio per il Campus Italia. Butta via però il pallone la Secchia Rubiera e quindi può ripartire il Campus. Gioco fermo, bisogna recuperare il pallone e poi si potrà riprendere a giocare. Già schierata in fase difensiva la squadra del Secchia Rubiera. Manojlovic per De Ruvo, quindi De Angelis, l'ala sinistra, scambia con De Ruvo. Manojlovic, settore sinistro che è composto in questa gara, in questo momento, da De Ruvo, terzino sinistro, e De Angelis, ala sinistra, che sono 2 giocatori di Teramo, quindi provengono dalla stessa città. Tiro e gol da parte di Andreotta. Primo centro, ora il possesso di palla, gol realizzato intanto dalla parte opposta da Boni, terzo gol per Boni,
Il gol precedente è da attribuire a Dello Vicario, non ad Andreotta, ma Dello Vicario, quindi al secondo gol. 11-17, ci eravamo confusi sul secondo numero della maglia. Ripresa del gioco quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri in favore del Secchia Rubiera. Si riparte con la formazione allenata da Luca Galluccio in possesso di palla. De Benedetto, Panettieri in posizione di centrale per Bortolotti. Ancora gli ospiti, palla per l'ala, la respinta di Scarcelli, colpita ancora in volto per la seconda volta in questa sfida, e ci sono i 2 minuti anche per l'albanese Pascio Ila. Gioco fermo quindi dopo 5 minuti scarsi nel corso della ripresa. Punteggio sul 18-15 in favore del Campus Italia. Richiamato quindi in panchina Scarcelli dopo il secondo colpo rimediato in volto in questa gara. Entra Lubinati con la maglia 96. Lubinati proveniente dal Pressano già dall'anno scorso con il Campus Italia, ricordando che l'altro portiere è Albanesi, Francesco Albanesi, proveniente dal Cingoli e che è infortunato da qualche settimana. Si può ripartire quindi con il possesso di palla per il Campus Italia. Diciamo che il Secchia Rubiera ormai è un abitué della massima serie italiana e ha disputato ben 29 campionati consecutivi nella massima serie dall'82 al 2011, ma non sono stati gli unici. Oltre a questi ce ne sono anche altri di massima serie, ma non consecutivi come quelli che vi abbiamo appena elencato. Ma insomma, anche nel panorama nazionale ricordiamo che il Secchia Rubiera ha vinto ben 2 Coppa Italia nel 93-94 e nel 2004-2005, un Handball Trophy nella stagione 2007-2008, una Coppa Italia di Serie A2 nella stagione 2020-2021 quando ha vinto il campionato di Serie A2 tornando nella massima serie, e poi anche a livello giovanile ha uno scudetto Under 19 nella stagione 2002-2003 e uno scudetto Under 16 nella stagione 2011-2012, insomma segno che si è lavorato bene in passato anche con i giovani. Riparte il Secchia Rubiera in fase di attacco. De Benedetto viene fermato, resta in attacco il Rubiera. Più 3 in favore di chi difende. 18-15 il punteggio. Soltanto 3 gol in questi primi 6 minuti di gioco del secondo tempo. Molti i recuperi difensivi e gli errori da ambo le parti in questo avvio di ripresa. Naturalmente tutto gioca a favore di chi è avanti nel punteggio, cioè il Campus Italia. La conclusione del gol ospite realizzato da Panettieri al quarto centro, Francesco Panettieri. Manojlovic, la respinta di Voljuvac. Panettieri scambia il pallone con i compagni di squadra. Ancora Panettieri, De Benedetto. De Benedetto. Girano palla, Pagano, quindi Panettieri, De Benedetto. Risale Santilli, poi è De Benedetto che trova il varco, palla sulla traversa e sfera recuperata dal Campus con Zanon. Deruvo, Zanon, quindi De Angelis, Deruvo.
Viene rallentato ora il gioco, viene richiamato in panca Andreotta e rientra Gian Bartolomei in posizione di centrale. De Ruvo, Gian Bartolomei va naturalmente a posizionarsi nel ruolo classico di terzino. Gian Bartolomei ora sulla sinistra. De Ruvo, Zanon, De Ruvo, Dello Vicario, non si intende con Vierer. Può ripartire quindi il Secchia Rubiera, palla per Panettieri che prova a girarsi, la respinta da parte di Scarcelli. De Ruvo, c'è un fischio arbitrale, è il commissario di campo che richiama il direttore di gara. Due minuti per la panchina, due minuti per il tecnico Luca Galluccio. Deve uscire un giocatore, esce quindi Panettieri. ...18-16 il punteggio. Si riprende con il possesso di palla per il Campus Italia. Superiorità numerica, più uno quindi. Riparte quindi il Campus. Gian Bartolomei. Zanon, Gian Bartolomei. Tiro e gol realizzato da De Ruvo. Secondo centro per Federico De Ruvo. ...19-16, nuovo più 3 per il Campus Italia. Panettieri, De Benedetto, Panettieri, De Benedetto, Santilli, ancora girano palla i giocatori ospiti, c'è l'incrocio, c'è l'infrazione, si riparte da 9 metri. Può ripartire Pagano per Panettieri, De Benedetto, Panettieri, Pagano, ancora manovrano i giocatori ospiti, De Benedetto, il taglio per Boni, ancora in avanti c'è lo sfondamento. Ripresa del gioco per il Campus Italia, sempre 19-16 il punteggio. Riparte quindi Zanon, ancora Zanon per Gian Bartolomei. Zanon, si scambia il pallone, i due. Gian Bartolomei dalla parte opposta per De Ruvo, va la penetrazione, la risposta di Voljuvac. Riprende quindi Panettieri, manovra il Secchia Rubiera, ancora in possesso di palla. Panettieri per De Benedetto. Panettieri, rientra anche Santilli, ora va a posizionarsi nel ruolo di ala destra. De Benedetto, Panettieri, De Benedetto, ancora gli ospiti in possesso di palla. Il taglio con la parata di Scarcelli. De Ruvo, ancora De Ruvo, De Ruvo, elevazione, tiro, gol di De Ruvo, gran gol di forza. Terzo centro per Federico De Ruvo e si torna sul più 4 in favore del Campus Italia, 20 a 16, più 4 in favore del Campus Italia. Potrà riprendere con il possesso di palla per la formazione emiliana. Intanto due terzi di gara in archivio con il Campus Italia costantemente avanti nel punteggio anche di 5 lunghezze. Un vantaggio che è stato da 1 a 5 lunghezze, ma sempre avanti il Campus Italia in questa sfida. De Benedetto. Ancora De Benedetto, il tiro, Scarcelli ancora una volta si fa trovare pronto, viene fermato il gioco. Resta in attacco, vediamo un po' la formazione
c'è un colloquio tra i due direttori di gara, vediamo un po'. A colloquio i due direttori di gara, che ricordiamo sono i signori Rim e Ploteger. Due minuti per De Benedetto. Probabilmente ha colpito in volto il portiere, probabilmente questo ci è sembrato il motivo. Ormai intanto diciamo ormai Scarcelli in questa partita ha preso già 3 pallonate in viso e da regolamento la pallonata in viso è sanzionata con i 2 minuti, questo prevede proprio il regolamento. Intanto annotiamo proprio i 2 minuti combinati a De Benedetto. Potrà riprendere il Campus Italia a giocare palla in attacco. Giocherà in superiorità numerica per i prossimi 2 minuti di gioco. Manojlovic. Gian Bartolomei. Manojlovic, la respinta di Voljuvac, Panettieri per Pagano, ancora Panettieri, Pagano, girano palla i giocatori ospiti, Bonassi, 20-16 il punteggio, più 4 in favore di chi difende, cioè il Campus Italia. Santilli, Pagano, ancora Pagano, si accentra, va all'uno contro uno di forza, tiro e gol di Pagano. Quarto centro per l'italo-argentino. Gian Bartolomei scavalca l'avversario, poi non si chiude l'assist per il pivot. Recupera Manojlovic in qualche modo, poi Boni alla conclusione, palla che termina fuori. Sulla conclusione di Giacomo Boni, l'ala sinistra del Secchia Rubiera. Manojlovic, quindi Gian Bartolomei, Zanon, Gian Bartolomei, ancora Zanon in possesso di palla, il terzino destro del Campus, quindi il taglio per l'ala. De Angelis si accentra sul primo palo, gol di De Angelis. Per De Angelis è il centro numero 7 in questa sfida, miglior realizzatore della gara con 7 reti. Dopo di lui troviamo Manojlovic con 6. Panettieri, Santilli, Panettieri, ancora Panettieri, c'è lo sfondamento, palla recuperata dal Campus, c'è Wiener da soli davanti ma viene fermato il tempo. Viene fermato il tempo e si potrà riprendere con il possesso di palla per il Campus Italia. Gioco fermo, vediamo un po', si consultano i direttori di gara. 2 minuti a Manojlovic. 2 minuti a Manojlovic che non è d'accordo e resta in attacco quindi il Secchia Rubiera. Può ripartire quindi la formazione ospite, chiede spiegazioni Pasquale Maione al commissario. Si riprende quindi con il Rubiera in fase di attacco. Superiorità numerica ora per i giocatori ospiti. Dall'ala il tiro che va sulla traversa, recupera quindi il Campus che può ripartire sul 21-17, più 4 in proprio favore. 16 minuti e mezzo al termine, 4 gol di vantaggio per chi attacca, De Angelis. Si gioca con l'extra player, De Ruvo,
De Angelis, Gian Bartolomei, Dello Vicario, Vierer, De Ruvo, ancora De Ruvo, lo scambio con Vierer, in palleggio Vierer, l'apertura quindi per Gian Bartolomei, ancora in palleggio, palla per Vierer, Vierer, marcatura su di lui, poi ancora De Ruvo, fermato, si riparte dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Vierer si accentra, il taglio per De Ruvo, ancora De Ruvo in palleggio, De Ruvo la conclusione fuori misura, ma resta in attacco il Campus, toccata un braccio al momento del tiro il numero 6 del Campus Italia, richiamato Gian Bartolomei, no, resta in campo Gian Bartolomei, quindi si riparte con il possesso di palla per il Campus in fase di attacco dall'arco tratteggiato dei 9 metri, prima bisogna asciugare il parquet, poi si riprenderà a giocare. Poco più di 15 minuti al termine, 15 minuti e 40 secondi al termine della gara. Con il Campus avanti di 4 lunghezze e palla in attacco, 21 a 17. De Ruvo, tiro e gol di De Ruvo. Quarto gol per Federico De Ruvo. Riparte De Benedetto per Bonassi, gol tra l'altro in inferiorità numerica per il Campus Italia. Tiro e gol realizzato da Pagano. Quinto centro per Robertino Pagano, italo-argentino. Ventidue a 18 quindi il punteggio. De Ruvo, Vierer, Dello Vicario, ancora girano palla, Manojlovic, Vierer, respinta da parte di Voljovac, ma resta in attacco il Campus Italia. Anzi, si tratta di tiro di rigore. Dalla tacca dei 7 metri va Tommaso De Angelis. È pronto per l'esecuzione De Angelis, il fischio arbitrale, la finta, il tiro, palla sul palo, recupera palla ma non riesce ad andare alla conclusione, fallisce il primo rigore della sfida. Resta in attacco il Secchia Rubiera. Time out chiesto dalla panchina del Secchia Rubiera quando mancano meno di 14 minuti al termine, 13 minuti e 54 secondi alla fine, 22 a 18 il punteggio, più 4 in favore del Campus Italia. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori. Per il Campus Italia, De Ruvo 4, Dello Vicario 2, De Angelis 7, Vierer 3, Manojlovic 6. Per il Secchia Rubiera invece un gol per Bortolotti, 5 Pagano, 2 De Benedetto, 2 Santilli, 4 Panettieri, 1 Voljovac, 3 Boni. 22-18 quindi, con le squadre presso le rispettive panchine, vogliono parlarci sui due tecnici. Con il Campus Italia avanti di 4 lunghezze, 22-18, lo stesso divario dell'intervallo, all'intervallo si era andati sul 17-13. Parziale quindi di 5-5 nei primi 16 minuti di gioco del secondo tempo, punteggio basso nel secondo tempo, con qualche errore in più da parte degli attacchi delle due squadre, ma anche con qualche difesa in più che ha permesso di limare il punteggio e di limitare soprattutto in termini di gol l'andamento del punteggio. Pagano, il taglio dalla parte opposta, ancora Pagano, riceve palla, la risposta di Scarcelli sulla conclusione di Bonassi. Vierer per Manojlovic, Manojlovic, Vierer, Manojlovic, De Ruvo,
Manojlovic, esce quindi dal blocco dell'Ovicario Vierer, Manojlovic, ancora Vierer, si accentra Vierer, la conclusione del gol di Paul Vierer, quarto centro per Paul Vierer, 23-18, nuovo massimo vantaggio di 5 reti. Più 5 per il Campus Italia, massimo vantaggio ancora per i locali. Pagano, ancora Pagano in possesso di palla, il palleggio, il tiro, la risposta di Scarcelli. Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, ancora Manojlovic, Deruvo, viene fermato il gioco dai due direttori di gara. Resta in attacco il Campus Italia, bisogna però prima asciugare il parquet prima di riprendere a giocare. 23-18 il punteggio. Si può ripartire dai 9 metri, più 5 per chi attacca. 12 minuti e mezzo alla fine. Deruvo, Manojlovic, Vierer, Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, ancora Manojlovic, Deruvo, Manojlovic, Manojlovic, tiro sotto l'incrocio, mamma mia come ha piazzato quel pallone Manojlovic, settimo centro per lui e massimo vantaggio di 6 lunghezze, 24-18, palla respinta intanto, 24-18, più 6, massimo vantaggio Campus Italia. Massimo vantaggio di 6 lunghezze per chi attacca in questo momento. Manojlovic, Deruvo, Vierer, Deruvo, dell'Ovicario, quindi Vierer, ancora Manojlovic per Deruvo in palleggio, si accentra Deruvo, tiro, palla respinta da Voljuvac. De Benedetto cerca di affrettare i tempi, il Secchia Rubiera, e va a realizzare con l'ala, esattamente con Canelli, primo gol per Paolo Canelli. Deruvo, Vierer, Manojlovic, ancora Manojlovic, fermato, resta in attacco il Campus Italia, 5 gol di vantaggio, certo è certo che adesso il Secchia Rubiera dovrà accelerare i ritmi, alzare un po' i ritmi, perché è sotto di ben 5 lunghezze quando mancano 10 minuti al termine, quindi dovrà provare ora ad alzare il ritmo. Manojlovic viene fermato, c'è il time out richiesto da Pasquale Maione, vuol parlarci su, richiama i suoi in panca. 5 i gol di vantaggio per il Campus Italia, 24-19, prima frazione che si era chiusa sul 17-13. Migliori realizzatori per il Campus Italia, 7 gol a testa per il tandem che insomma è quello trainante in fatto di gol del Campus Italia, formato da De Angelis e Manojlovic, non a caso prima di questa sfida i due erano già quota 45 reti a testa, ora sono a 52 reti nella massima serie. Entrambi vanno avanti a braccetto nella classifica dei marcatori, due giocatori del Campus Italia. Si riparte con il Campus Italia in fase di attacco con ben 5 reti di vantaggio, 24-19. E approfitto anche per ricordarvi i prossimi impegni, perché sarà una settimana piuttosto piena di impegni questa, per non solo per il Campus Italia ma per la Serie A Gold, perché è previsto un turno infrasettimanale. Gol segnato dall'estremo difensore ospite Voljuvac, con l'extra player giocava il Campus, quindi secondo gol per lui.
rimette a meno 4 la formazione ospite. Esce De Ruvo, entra Gian Bartolomei. ...24-20 il punteggio, 4 gol di vantaggio per la formazione di casa, rosicchiati 2 gol dal Secchia Rubiera, dal 24-18 al 24-20. Gian Bartolomei, Manojlovic, ora Manojlovic in palleggio, Vierer, il taglio al centro, c'è l'invasione. Invasione fischiata ai danni di Dello Vicario, il pivot di casa. C'è l'invasione, rimessa quindi in fuori del Campus Italia. Dicevamo settimana intensa perché c'è il turno infrasettimanale alle porte, si giocherà anche il prossimo 19 di novembre, il prossimo 16 di novembre, con il Campus che giocherà sul campo del Romagna, mentre il Secchia Rubiera avrà il derby con il Carpi in casa. Sabato prossimo le gare quindi dell'undicesima giornata, il Campus tornerà a giocare qui nuovamente in casa contro i campioni d'Italia del Conversano, mentre il Secchia Rubiera viaggerà ed andrà in Sicilia a Siracusa contro l'Albatro. Tiro di rigore in favore del Campus con Gian Bartolomei che fallisce la prima conclusione ma non la ribattuta. Per Gian Bartolomei è il primo centro dopo aver fallito un tiro di rigore. È un gol che però permette alla formazione di casa di rimettersi sul più 5, 25-20. Pagano, De Benedetto, la risposta di Scarcelli, ma resta in attacco la formazione del Secchia Rubiera. Palla per Pagano, Murata la conclusione, c'è il tiro d'angolo però in favore degli ospiti. È pronto il brasiliano Pereira alla ripresa del gioco, no, lasciato un compagno. De Benedetto, Pereira con il Secchia, la conclusione respinta da Scarcelli. Può ripartire Manojlovic, ancora Manojlovic al centro, che palla per il pivot, che palla giocata da Astuzia con Dello Vicario che trasforma dall'arco dei 6 metri praticamente. De Benedetto, ottima la finta ma ottima la risposta di Scarcelli, palla che termina fuori, troppo fretta nella ripresa del gioco. 26-20 il punteggio, 26-20 il punteggio in favore del Campus che ha trovato il più 6 in questa parte finale di gara. Time out richiesto da Luca Galluccio, vuol parlarci sul 26-20 quando mancano 6 minuti e 55 secondi al termine, 6 i gol di vantaggio per il Campus Italia sul 26-20. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori fino ad ora per il Campus Italia. Troviamo De Ruvo 4, Dello Vicario 3, De Angelis 7, Vierer 4, Gian Bartolomei 1 e Manojlovic 7 per il Secchia Rubiera. Invece i gol sono di Pagano 5, De Benedetto 2, Santilli 2, Panettieri 4, Voliuvac 2 e Boni 3. 26-20, meno di 6 minuti al termine. Un gol di vantaggio a minuto da amministrare, se così si può dire. Meno di 6 minuti alla termine, 6 gol di vantaggio per il Campus Italia. È ancora lunga, è chiaro, la partita, ma partire da un più 6 a meno di 6 minuti dal termine è sicuramente un grosso vantaggio per il Campus Italia. Si può ripartire con la formazione ospite, con Panettieri, De Benedetto, quindi Pereira. Ancora Pereira per Panettieri, Pereira,
in palleggio Pereira, viene fermato, si riparte ai 9 metri dall'arco tratteggiato, ai 9 metri Pereira, De Benedetto, palla per l'ala chiusa da Manojlovic. De Angelis recupera palla, De Angelis riparte in velocità il Campus Italia, tiro e gol di Zanon. Zanon, primo centro per l'ex CUS Venezia Marco Zanon, e Campus che vola sul più 7, 27-20, massimo vantaggio quando mancano 5 minuti e 50 secondi al termine. Ancora palla recuperata dal Campus, De Angelis controlla con una mano, tiro e gol di De Angelis, alla perfezione l'azione con l'ottavo gol per Tommaso De Angelis, lievita il punteggio 28-20 e soprattutto lievita il divario più 8, il punteggio in favore del Campus Italia. Bisogna asciugare il parquet, poco più di 5 minuti al termine, 8 i gol di vantaggio per il Campus Italia, 28-20 il punteggio. Poc'anzi è stato De Angelis a mettere il sigillo sul più 8, 28-20, si può ripartire quindi con la formazione del Secchia Rubiera in possesso di palla. De Benedetto, Pagano, Pagano al centro per il pivot, c'è l'invasione, ripresa del gioco quindi per il Campus Italia, grosse difficoltà in questo finale per il Secchia Rubiera, 8 gol di vantaggio per chi attacca. Partita che ha visto sempre avanti il Campus Italia, costantemente di 4-5 gol, soltanto in un frangente al 23esimo del primo tempo il Secchia Rubiera è riuscito a rimettersi sul meno 1, sul 12-11, poi ha subito riallungato il Campus, ha ritrovato 4-5 in questa parte finale, è arrivata fino a più 8, il più 8 attuale che segna il massimo vantaggio per i ragazzi di Pasquale Maiore. Gian Bartolomei in palleggio, Manojlovic, ancora Manojlovic dall'ala, il gol Fragnito, Lorenzo Fragnito, primo gol in questa sfida, più 9, 29-20, più 9. Ancora in attacco quindi la formazione del Secchia Rubiera con Pagano, Pagano la conclusione, tiro e gol di Pagano, per Pagano è il sesto centro, miglior realizzatore degli ospiti. De Angelis, 29-21 il punteggio, più 8 per chi attacca, 5-1 per il Secchia Rubiera e time out chiesto da Pasquale Maione, che probabilmente vorrà parlarci su, soprattutto su questo tipo di difesa che sta facendo ora il Secchia Rubiera, che cerca di mandare in difficoltà soprattutto gli esterni con una pressione soprattutto sul centrale. 29-21 il punteggio, più 8. Squadre presso le rispettive panchine. Già in campo il Secchia Rubiera, pronta a ripartire. Campus Italia invece che è ancora a colloquio con il proprio tecnico Pasquale Maione. 29-21 il punteggio, più 8 a 3 minuti e 15 secondi dal termine. Si avvicina sempre più la prima vittoria nella massima serie per il giovane gruppo del Campus Italia. Deruvo, tra l'altro
con questa vittoria la formazione del Campus Italia sarebbe in classifica a quota 3, mentre il Secchia Rubiera resterebbe ferma a quota 4. Secchia Rubiera che le migliori cose le ha fatte in casa, intanto in gol ancora il Campus Italia, e arriva il Trentello, 30 punti di vantaggio. Resta in attacco il Rubiera con l'invasione da parte dello Vicario. 30-21 il punteggio. Sfondamento, no, gol dato al numero 30 Bonassi, primo gol per lui. Si può riprendere quindi con il Campus Italia in attacco. Manojlovic al centro, tiro e gol. Gol di Andreotta, primo gol anche per Andreotta. Praticamente in gol tutti i giocatori utilizzati del Campus Italia. Manca all'appello soltanto Cioni, che non so se è entrato nel corso della partita. Tutti i giocatori utilizzati quindi hanno segnato, esclusione naturalmente dei portieri. Palla fuori, rimessa in favore del Campus Italia, un minuto e mezzo alla fine. Ormai il Campus Italia si appresta a festeggiare la prima vittoria nella massima serie, e in sottofondo sentite proprio gli applausi del pubblico del Centro Tecnico Federale, la Casa della Pallamano, applausi che accompagnano gli ultimi 70 secondi di gioco. Zanon, bomba di Zanon, terzo centro per Zanon, quota 32, 32-22 il punteggio, più 10. Ancora gli applausi del pubblico di casa. 32-22 tra gli applausi del pubblico di casa del pala della Casa della Pallamano di Chieti. Il Campus Italia si appresta a festeggiare la prima vittoria della massima serie, a salire in classifica a quota 3. Secchia Rubiera che resta a quota 4. Prossima sfida, lo abbiamo detto, per il Campus Italia, la trasferta sul campo del Romagna, che è squadra che, al di là del risultato di oggi, che ancora non sappiamo quale sia, però è a quota 1 in classifica. Con questa vittoria il Campus stacca proprio il Romagna e sarà a quota 3. Insomma, una gara da giocarsi quella in trasferta, magari per provare a sbloccarsi anche in trasferta nel prossimo turno infrasettimanale. Ricordando che Secchia Romagna le migliori cose le ha fatte in casa, in 4 partite casalinghe ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi, una sconfitta. Questa è la quarta gara giocata in trasferta, 4 partite, 4 sconfitte. Gol di Pereira che fissa il risultato sul 32-23 finale. La festa dei ragazzi di Pasquale Maione e Riccardo Trillini, festa quindi con i giocatori che si abbracciano festeggiando la prima vittoria della massima serie, ricordando che il gruppo è formato tutto da giocatori classe 2004 e 2005, con 2 giocatori del 2006 aggregati in questa nuova stagione della massima serie. Quindi grossa soddisfazione, questo insomma è l'apice anche un po' di tutto il lavoro fatto a partire dalla passata annata nel campionato di Serie A2, perché arriva la prima vittoria della massima serie nazionale in Serie A Gold per il Campus Italia, che vince quindi 32-23 anche in maniera netta, stando sempre avanti nel punteggio contro una squadra sicuramente più quotata rispetto al Campus Italia, soprattutto in fatto di esperienza, e cioè il Secchia Romagna. Velocemente i realizzatori per il Campus Italia, hanno segnato praticamente tutti. De Ruvo 4, Zanon 3, Dello Vicario 3, De Angelis 8, Fragnito 1, Andreotta 1, Vierer 4, Gian Bartolomei 1, Manojlovic 7. Per il Secchia Rubiera invece Pagano 6, De Benedetto 2, Santilli 2, Canelli 1, Panettieri
4, Bonassi 1, Voliuvac 2, Boni 3 e Pereira 1. Festeggiano i giocatori del Campus Italia. Andrea De Luisio vi ringrazia per la cortese attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la palla a mano sempre su Eleven Sport. Arrivederci e buon proseguimento di serata.